Per quanto riguarda il normale decorso dopo un intervento di rinoplastica, i miei pazienti sono ricoverati nell'ospedale privato per un giorno, dalla mattina alla sera. L'operazione è eseguita in genere al mattino e vengono tenuti in osservazione tutta la giornata. Vengono poi dimessi alla sera e nella maggior parte dei casi in questa circostanza posso rimuovere dei piccoli tamponcini che sono collocati all'interno delle narici, in modo tale che il paziente vada a casa senza alcun tamponamento nasale. Se deve essere invece effettuata una rinoplastica estetica con anche una parte funzionale, una correzione della respirazione, il tamponamento viene mantenuto per uno o per due giorni. Quando i pazienti vengono da lontano, preferisco che trascorrano la notte in clinica in modo tale che affrontino il viaggio di ritorno il giorno dopo. Rivedo i pazienti se devono rimuovere il tampone perché hanno effettuato una rinoplastica estetica e funzionale 48 ore dopo l'operazione, altrimenti li rivedo 5-6 giorni dopo quando devono rimuovere un piccolo gessetto a protezione del naso. Alla rimozione del gessetto il paziente può già apprezzare il risultato dell'operazione, anche se in realtà i tessuti sono gonfi ed ematosi in conseguenza dell'intervento chirurgico e diventano sempre più sgonfi, portando a un risultato sempre più bello nei giorni e nelle settimane successive. In ogni caso il risultato sarà sempre più bello di quello che era il naso di partenza, anche se non sarà ancora perfettamente finito e perfettamente stabile. Questo significa che per diversi mesi dopo l'operazione può accadere che il paziente si svegli al mattino magari con la punta del naso leggermente più gonfia di quello che sarà poi il risultato definitivo, e questo è un processo naturale di guarigione che si conclude in genere nell'arco dei primi 3-6 mesi. Tuttavia, come ripeto, il risultato dell'operazione è già percepibile e apprezzabile da parte del paziente, anche se in realtà il risultato finale finito richiede questo periodo di tempo per completarsi.